Manuele Prisco, possiamo dire un assessore, un candidato, possiamo permetterci di dire che viene dalla strada? Si domanderanno perché. Perché lei era quello che scendeva in campo sempre nelle battaglie per la difesa della città di Perugia. Mi pare che da allora ad adesso tanta strada sia stata fatta e credo che questo sia un punto di partenza per chi ha lottato dal basso. Sì, adesso diciamo io faccio politica a prescindere dagli incarichi, in questo momento ho un incarico di governo con cui proviamo a difendere e a far rialzare soprattutto la città di Perugia e ho avuto l'onore e la responsabilità di rappresentare la città ma anche la regione in questa battaglia parlamentare e penso che ci sia da raccontare anche in Italia le buone esperienze, le buone pratiche messe in atto sotto il profilo sociale, sotto il profilo della sicurezza, sotto il profilo dell'innovazione tecnologica nella nostra città, che possono diventare anche un modello per l'Italia, così come battaglie importanti che Fratelli d'Italia ha portato avanti in regione, penso all'assegno di sostentamento per la disabilità, penso al fondo per i malati di SLA, sono l'antipasto di battaglie necessarie a livello nazionale e non solo a livello locale. La squadra che è stata presentata oggi, come diceva il portavoce Zaffini, è fortemente rappresentativa di tutto il territorio. Abbiamo notato che in altre realtà non è la stessa cosa. Sì, noi abbiamo puntato su un equilibrio, in particolar modo ovviamente dando, sembra solo noi, una giusta attenzione al territorio della provincia di Terni, lo dico da perugino, ma insomma, ci sembrava giusto dare una rappresentanza equilibrata di tutta la... Soprattutto in questo momento per Terni, no? Soprattutto in questo momento che vive una crisi difficile sia per le vicende del comune che rappresentano poi per i cittadini una tragedia, un riflesso che è tragico per i cittadini sia anche per quelle economiche per cui vi sono importanti aziende in difficoltà, quindi con crisi anche occupazionali. Quindi ci sembrava giusto, lo abbiamo fatto tanto alla Camera quanto al Senato con Valenti, esponenti del nostro movimento, ma ovviamente la stessa attenzione abbiamo cercato di darla, seppur con solo 8 nomi a disposizione, perché di questo le liste consentono tra Camera e Senato un'uniforme distribuzione in tutti i territori per poter raccontare l'Umbria intera. Abbiamo una classe dirigente valida che si è formata sui territori, che li racconta, li rappresenta al meglio e quindi in più impreziosita dalla richiesta che abbiamo fatto a Giorgia Meloni di avere nelle nostre file Antonio Guidi proprio per l'attenzione che sempre ha dato al mondo del volontariato, del terzo settore, soprattutto per quello che rappresenta su temi di socialità e di attenzione alla famiglia, che è uno dei punti principali del nostro programma elettorale, di cui è stato valente ministro nei governi del centrodestra. Ultima battuta, veloce, quando sarà eletto, quale sarà l'istanza del territorio, prima istanza del territorio che porterà a Roma? Ma c'è la necessità della difesa del lavoro, di nuove opportunità che passano anche dalla rete infrastrutturale e credo che queste siano le prime esigenze per l'Umbria, anche per valorizzare le sue eccellenze, tanto quelle alimentari quanto quelle tecnologiche, ma soprattutto quel patrimonio straordinario che dobbiamo difendere e far conoscere al mondo, che è il nostro patrimonio artistico e culturale.